ragazzi, oggi vi voglio presentare un nuovo test su tre mezzi side by side, o diciamo che vengono chiamati poi anche buggy, un termine più simpatico, e andiamo ad analizzare tre marchi differenti con tre concetti simili ma con alcune piccole differenze. Partiamo dal primo, è un Otis con allestimento Warrior, è un motore bicilindrico 800, 4 tempi con iniezione elettronica. Abbiamo un Epic, che monta cerchi in lega, tutti e tre i nostri mezzi vanno tutti cerchi in lega con tutte gomme da 26 pollici al posteriore e 14 pollici di cerchione. In questo caso abbiamo... Siamo partiti da questo, che è quello con forse la stazza più grande, infatti ha una larghezza di 1,68 m, gli altri invece avranno delle larghezze minori, siamo dall'1,45 fino all'1,55. Andiamo ad analizzare magari un pochino nel dettaglio questo mezzo. Mezzo posteriormente abbiamo una trazione fissa, quindi permanente, al posteriore, mentre un altro dei nostri mezzi avrà un altro tipo di differenziale, ma andremo a scoprirlo dopo. Abbiamo tutti i braccetti rinforzati e di ingrassabili. Questa versione ha una placca che possiamo vedere qui in duro alluminio, una nostra modifica di performance 4x4, quindi una placatura totale sotto il mezzo, molto utile per quando si vanno ad affrontare percorsi un pochino più estremi. Se poi andiamo a vedere magari un attimino l'interno, abbiamo due sedili sportivi avvolgenti waterproof e un vano portoggetti molto utile per documenti e telecomando per il vericello. Sulla strumentazione abbiamo un display LCD che ci dà tutte le informazioni da contamiglia al contachilometri, orologio, ovviamente temperatura dell'acqua, dell'olio e tutto, e oltre poi ad avere anche questa versione qua una radio incorporata di tipo Bluetooth, quindi simpatica anche se si ha uno smartphone. Se poi si vuole, si può avere anche l'attacco USB che ci può ricaricare il telefono, in più sentire magari la musica. E abbiamo poi due comode prese accendisigari per compressorini dell'aria o sempre eventualmente per caricare un qualche cosa. Qui abbiamo invece il nostro selettore tipico dei nostri side by side o dei quad, dove ci darà la possibilità di andare ad attaccare la trazione anteriore per poi switchare sulla parte sinistra, andando poi a bloccare al 100% il differenziale davanti, proprio perché questo tipo di mezzo qui è la sua impronta è quella proprio del fuoristrada, un pochino più cattivo. Sulla parte anteriore abbiamo sempre questi braccetti rinforzati ed ingrassabili, un vericello alloggiato all'interno del nostro bull bar, quindi ci dà anche una discreta protezione da urti o eventuali rocce o piante. Abbiamo il nostro radiatore con una protezione apposita per il fango, moscerini e quant'altro, e completa poi questo stylish, questa nostra adesiviazione di tipo americano, e poi sopra il tetto abbiamo invece una barra LED da 30 pollici che sprigiona ben 6800 lumen, molto utile se si fa qualche giro in notturna. One more time.